Sono lo chef Giuseppe Guarino e oggi vi preparerò un piatto tipico locale che sono i carasoli con ciuff, mollica e peperoni cruschi. E adesso andiamo a iniziare il procedimento. Allora, in un pentolino si mette dell'olio d'oliva extravergine della zona, dopodiché si mette uno spicchio d'aglio un po' schiacciato dove si va a rosolare. Facciamo rosolare l'aglio dorato ma non bruciato. Una volta ben rosolato si toglie l'aglio perché alcuni non lo gradiscono. Togliamo l'aglio. Mettiamo un pizzico di sale, ma non molto. Dopo mettiamo dell'acqua. Dopo mettiamo dell'acqua per stemperare l'olio, perché sennò la polvere di peperone di Senise, che è il nostro oro rosso della Basilicata, il cucchiaino che fa il suo. Poi dopo aggiungiamo un po' di prezzemolo. Troviamo un peperone preparato precedentemente. E così è pronta la pasta. Si mette la pasta a cuocere. Una volta cotta si scola. Ma non tanto, cioè, restando l'acqua, un po' di acqua di cottura, perché se no viene asciutto. Mettiamo la nostra mollica preparata già prima, col pane, la fermo e sempre col peperone macinato,
e dei profumi di montagna. Ci mettiamo ecco, il piatto è pronto. Allora, adesso prepariamo un secondo tipico della nostra zona, che è a base di salsiccia, la ciambottella paesana, a base di salsiccia, un po' piccantina, e allora, una padella, sì, mettiamo dell'olio extravergine, poi tagliamo la cipolla, questo naturalmente va tutto assieme, poi abbiamo dei peperoni a metà, andiamo a distrarre, la rimettiamo tutto assieme nella padella. Una volta dorati, spegniamo il fuoco e aggiungiamo, visto che è il periodo dei porcini da noi, aggiungiamo anche un po' di porcini freschi. Una volta che i porcini sono pronti, ci mettiamo il pomodoro nostro dell'orto nostro. Poi mettiamo un uovo. Una volta che l'uovo è cotto, una
una volta che è cotto, che è pronto, possiamo impiattare il tutto. Così. E poi sopra una grattugiata di ricotta salata, non tanta. Ecco il piatto è detto.